fan un giro, capelli in devo ne vuo vestito. Oh, madama, testo, belli che festo, belli che festo. Tutta preva brucia, sì, la Teresina tutte le sue. Dai sacerdoti, saluto alle autorità scolastiche, civiche e militari, ma specialmente un saluto a voi, carissimi giovani, cari ragazzi, attorniati dai genitori e dagli insegnanti, dai professori. E anche noi sacerdoti siamo contenti di vedere questi piccolini qui davanti come delle pianticelle appena nate, appena sviluppate per il mondo intero, e ci complimentiamo con le famiglie e salutiamo affettuosamente. Piantare un piccolo albero, una piccola pianta nel terreno qui di fronte, poco fa guardavo, però pensavo a tutte le altre piante che abbiamo davanti, cioè che sono i nostri giovani e i nostri ragazzi. La pianta vegetale è un simbolo, noi invece siamo qui, siamo tra di noi, nella comunità e nella familiarità. E allora, vedendo il simbolo della pianta che noi mettiamo nel terreno per abbellire ancora di più questa zona nostra già ricca di piante e di verde, pensiamo anche a noi, piccole piantine, i ragazzi, i giovani, i bambini, ma anche noi adulti, che siamo piante un po' più cresciute, però anche noi esposte a volte queste piante adulte, che siamo noi, anche a dei momenti difficili, momenti un po' critici all'interno della nostra vita. Mi veniva in mente un proverbio che lessi tanto tempo fa dei Pelle Rossa, gli indiani dell'America. È un proverbio strano, una frase strana, che definiva gli alberi così: gli alberi sono le colonne del cielo. Cosa volevano dire i Pelle Rossa? È una cosa strana, il cielo sarebbe da sé, puoi immaginare gli alberi che sono le colonne del cielo. Però, andando avanti, questa frase degli indiani d'America l'ho capita molto con il problema dell'inquinamento. Cioè, se noi defruttiamo, tagliamo, no, distruggiamo tutti gli alberi, il cielo cade su di noi, che sono le colonne del cielo. Cioè, tutto ciò che è di inquinamento, che è dell'aria, oppure anche tutto ciò che si mette all'interno dell'atmosfera, crolla sulla terra e quindi non si regge più il cielo, cioè non c'è più un'atmosfera, un clima che possiamo vivere, no? Ecco, quindi questa frase, questo proverbio indiano degli americani, degli Stati Uniti, è molto significativo. E allora piantare un albero significa piantare un'altra colonna per unificare cielo e terra e mantenere uniti quindi il cielo e la terra in un habitat consono anche per l'umanità e per la nostra crescita. Quindi noi sacerdoti siamo qui, preghiamo per voi, nuove pianticelle, preghiamo anche per il creato che Dio ci ha dato come un dono. Ogni albero, ogni monte, ogni fiume, ogni valle è Dio che l'ha creato, ecco perché dobbiamo rispettarlo di più. Preghiamo per la crescita, la nascita all'interno delle famiglie di nuove pianticelle umane che possano continuare la storia umana. Preghiamo pure per le pianticelle tagliate prima, non fatte nascere, distrutte. Pensiamo a tanti bambini che muoiono per la fame, la guerra, le ingiustizie nel mondo, pianticelle che non fanno crescere per la violenza e le guerre. Bambini che non li fanno nascere perché vengono uccisi anche nel grembo materno. Ecco, piantare un alberello significa la vita, sì, ma tutta la vita, anche la vita adulta e anziana che a volte viene emarginata, gli alberi antichi, gli alberi più anziani che a volte uno non considera perché
li pensa ormai secchi, però anche quelli hanno il loro valore di vita davanti a Dio, davanti all'umanità. Ecco i pensieri che mi attraversano un po' la mente in questa festa degli alberi, che quando ero bambino io si faceva il 21 di marzo, no? Quindi è una cosa abbastanza non di ieri, insomma. Quindi tanti auguri a tutti, cresciamo come pianticelle belle davanti a Dio, davanti all'umanità. Nel Vangelo c'è scritto: ogni albero si vede dai frutti. Se un albero porta spine e non porta niente, che lo vediamo a fare? Invece ogni albero deve portare qualcosa: le foglie belle, i fiori profumati, i frutti d'estate, cioè frutti di bene, di amore verso il prossimo e di fede, altrimenti a cosa servirebbero? Grazie e tanti auguri pure. Bene, adesso l'ultimissimo intervento da parte di Gigi.